ci capita di vivere un'epoca triste in cui dobbiamo assistere ai criminali mangiatori di bambini protetti dalle lobby di potere, protetti dagli stati corrotti, protetti dai ministri pagati da questi soggetti criminali. E noi siamo impotenti perché non abbiamo mezzi, non abbiamo soldi, perché si sono impadroniti delle nostre sovranità monetarie, hanno usurpato i nostri diritti, hanno portato a casa i nostri sogni, il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. È ora di dire basta! Era il 28 di febbraio 2017 quando siamo usciti dal TAR e abbiamo chiesto l'arresto di Mattarella, l'arresto della Boldrini e l'arresto anche della Lorenzini. Vai Antonello! Nell'albergo Parco dei Principi di Roma ho urlato a 600 medici: quanto vi danno per ammazzare i bambini? Nessuno ha avuto il coraggio di alzarsi a dire che cosa stai dicendo. Sei un bugiardo, perché noi oggi siamo una delegazione del popolo qui, siamo il cuore pulsante dell'Italia e dobbiamo ribellarci a questi criminali. Solo noi possiamo salvare i nostri figli. Il 28 di agosto c'è una bambina di 3 mesi e 15 giorni. Io avevo fatto un lungo viaggio, avevo dormito 2 ore. Mia moglie non mi svegliava, la bambina piangeva, aveva la febbre a 39,5. Ho chiamato il pediatra, non mi ha risposto. La mattina l'ho ricoverata, avevo una piccola infezione di urinario, credetemi. Io sono morto nel momento in cui sono entrato all'ospedale. Non mi hanno fatto entrare. Il medico ha detto che dobbiamo fare il tampone. Gli ho detto a mia moglie, chiamami. Se si azzardano a introdurre nell'asilo della bambina qualunque cosa, ammazzo il medico. Non perché, e ammiro l'avvocato polacco che combatte forse anche più di me e tutti gli altri giudici e combriccola che lavorano insieme notte e giorno, Tamara e tutti gli altri. Noi, una piccola delegazione del popolo, umilmente siamo qui, e quando ho visto mia figlia in queste condizioni avrei dato la mia vita per salvarla, e quando gli hanno preso il sangue, credetemi, non l'hanno levato a me, ma mi hanno spezzato i sogni. Ebbene signori, un amico mio mi ha detto che probabilmente questo impegno sta circolando nelle sale. Fatto. Allora ho spezzo il microfono in due perché ancora non ho le prove, ma credetemi, quando ce l'ho faranno i conti con noi. Grazie. Non parlerò molto d'oggi. Angelo! Sono venuto a Roma solo per dire a voi italiani: non lasciate che questi criminali mettano la mano sui vostri bambini! Non lo permettete!
succedendo in Italia sta succedendo in tutto il mondo, da una cricca di criminali che stanno cercando di sottomettere l'umanità, di levare i nostri bambini, di levarci tutti i nostri figli. Basta! Dentro questi palazzi sono dei criminali. Di Robert Kennedy a Berlino, sanno perché sono qui, ok? Dovete fare passare questo messaggio a tutta l'Italia, stanno cercando di avvelenare i vostri figli, non lo permettete. Ecco quello che volevo dire. Grazie a tutti. Grazie. Vorrei dirvi, ho da oltreoceano, guardano con stupore e grande attenzione a questa manifestazione di pubblico. Chi non ci credeva è rimasto deluso. Vi porto il saluto di George Guido Lombardi, dello staff del presidente Trump. L'America ci guarda, l'America rappresenta il cuore di tutti i cittadini del mondo, grazie alla sua Costituzione, non certamente grazie al Deep State che Donald Trump sta combattendo con un'energia mai vista prima dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La globalizzazione è finita! Dopo Berlino, dopo le manifestazioni a Londra, in tutto il mondo, questa piazza è la conferma che una nuova era si sta aprendo. Con la fine della globalizzazione la luce tornerà a illuminare questo pianeta che è stato tenuto al buio dall'oscurità delle logge, dei poteri forti, delle massonerie corrotte, di tutta quella parte di interesse lurido che ha operato nell'ombra dimenticandosi del popolo. Ma che cos'è il popolo? Il popolo siamo noi! Noi! Libertà! 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 Vi do un'altra bella buona notizia. Le associazioni, tutte le organizzazioni che sono impegnate nella campagna elettorale del presidente Trump ci portano i loro saluti qui. Ho avuto la conferma su WhatsApp che abbiamo oltre 500 associazioni dagli Stati Uniti, organizzazioni e comitati elettorali che stanno guardando questa manifestazione e che portano il loro saluto a ognuno di voi, ognuno di voi, perché voi siete il popolo e noi siamo il popolo. Il primo articolo della Costituzione americana recita "We the people" e noi siamo il popolo. Libertà, libertà, libertà.
donne e non temiamo i giudizi di coloro che comunque liquideranno questa manifestazione come una riunione di famiglia. E allora voglio dare la parola a una persona che rappresenta una parte di questa piazza e che è qua come noi per partecipare come papà alla manifestazione per le mamme e per i figli. Do la parola. Non c'è bisogno che te lo presento. Qualcuno pensava che Giuliano si nascondesse, no, non si nasconde. Una parte della piazza è anche partecipata da persone che sono vicino a lui. La parola a te, non c'è bisogno. Buonasera Italia! Sarebbe troppo lusinghiero. Mi ha chiesto: Castellino, perché sei in piazza oggi? Perché sono un padre di tre figli, perché io ho avuto la palle di farmi tre figli. Perché sei in piazza? Perché sono un lavoratore e perché campo a differenza 1500 euro al mese, e perché il lockdown, perché le vostre politiche scellerate economiche hanno ridotto alla fame me e la mia famiglia. Vergogna, bugiardi, criminali, truffatori, perduti. Perché sono un uomo libero! Perché non ho le catene! Perché non voglio portare la museruola! Perché voglio respirare libero! Perché voglio urlare! Perché voglio manifestare! Perché voglio abbracciare i miei affetti! Perché voglio camminare mano per mano! Con i miei figli, con gli amici, con tutti quanti voi! Chi è il violento? Chi è il criminale? Questa piazza? No! Dell'Italia che lavora, dell'Italia non garantita, dell'Italia profonda che produce, dell'Italia che ha fede, dell'Italia cristiana e cattolica, bravo, bravo. Dell'Italia vera, dell'Italia che spettola il tricolore. Castellino, che colore hai? Eccolo il mio colore! Sapete,
me, della mia gente. Giornalai, non ve lo do questo vantaggio. Non ve lo do questo vantaggio. Tanto la mia gente ha sguardo rivolto dal censore ed è molto meglio di tutti quanti voi. La mia gente ha sguardo dal censore, ha fede profonda e domani si inginocchia solo di fronte a Dio. Piazza, perché questa piazza è antiideologica, plurale, situazionista, interventista e non ha paura delle differenze, e come ha perdito Satano, è pronta a combattere, a lottare per la nuova terra, per la nuova nazione, per i propri connazionali. Soprattutto questa piazza è libera ed è più matura di tutta la classe politica, di destra e di sinistra. Bravo! E questa piazza non ha paura di dire che i nemici dell'uomo si chiamano Soros e Bill Gates! Un unico nemico, il nuovo ordine mondiale. E la legittimazione a stare qua in questa piazza ce l'ha data questo popolo libero e ce l'hanno data chi per decenni ha combattuto nelle strade di Roma, d'Italia, d'Europa, ieri, oggi e domani, contro il mondialismo, contro la colonizzazione, versando sangue e sperando con la libertà. Viva l'Italia! Viva la libertà! Per la realizzazione di questa manifestazione ci ha creduto ed è qui con noi. Vamo la destra! Popolo, ma vi siete guardati? Avete visto quanti siete? Meritiamo un applauso! Applauso a noi! Applauso! Purtroppo la stampa di regime ci criminalizza. Questo vuol dire solo una cosa, che hanno paura! Hanno paura del popolo delle mamme! Perché se siamo qui oggi è grazie alle mamme che ci hanno creduto, sono dovute scendere.
mettere in campo le nonne e le mamme per difendere i bambini. Questo significa che abbiamo toccato il fondo. Nel momento in cui hanno osato toccare i bambini, hanno dimostrato la vera loro intenzione. Sono dei criminali. Noi dobbiamo avere il coraggio di reagire. Fregatevene se vi chiamano negazionisti. Sapete come rispondo io a chi mi chiama negazionista? Io gli rispondo: tu sei un criminale perché appoggi le leggi criminali. E allora lo slogan da oggi sarà: ai negazionisti, diciamo, ci chiamano negazionisti e tu sei criminale. Così come l'ho detto a Zingaretti, perché giusto ieri, no, due giorni fa, mi sono recato presso la Digos di Lecce. Allora dovete sapere che tre giorni fa la Digos di Lecce mi ha chiamato, stavo andando al mare nel Salento, sai, con urgenza ti vorremmo parlare. Ho detto: senti, se vuoi sapere qualcosa te la posso dire pure al telefono. No, ha detto, voglio avere il piacere di conoscerti, sono un ispettore, un tuo collega, perché dovete sapere che io ho indossato una divisa per 37 anni, ho servito con orgoglio lo Stato, giurando sulla Costituzione! Allora, in gennaio sono andato in pensione, purtroppo per loro, quindi non ho avuto più il vincolo gerarchico e mi sono messo a disposizione del popolo, delle mamme, apolitico e apartitico, ok? Allora, mi ha chiamato questo collega della Digos, ho detto: vengo con piacere, ma vengo così come sto, con la tenuta da mare, e sono andato. Abbiamo fatto una chiacchierata, un'oretta, devo dire, persona squisita, collaborativa, mi raccomando, la piazza pacifica, voleva delle garanzie perché sapevano dalle loro indagini che io ho fondato, diciamo, questo gruppo Salviamo i Bambini dalla Dittatura Sanitaria, e volevano da me delle garanzie che ho dato mettendo la faccia. Bene, il fatto qual è? Che il giorno dopo, anzi la sera, vedo che Zingaretti ha fatto questo clamoroso scivolone, insomma, che voi sapete, non c'è bisogno che ve lo racconti. L'ho richiamato e gli ho detto: scusa ispettore, ma il criminale a questo punto chi è? E io sono e lui! Allora gli ho detto: abbi pazienza, io non so il tuo lavoro cosa stai facendo, ma io lo voglio denunciare alla Digos. E l'ho denunciato, perché qui non possiamo fare il bello e il cattivo tempo come ci pare, d'accordo? Il popolo va rispettato. Bene, su questa storia del Covid se ne stanno dicendo di cotte e di crude, addirittura ultimamente sembra come tenderci la mano, ma no, dice, la mascherina la faremo da 12 anni, non più da 6, cioè qui praticamente siamo al mercato, cioè che di 12 no, me la do 6, ma no, ma forse non c'è bisogno del distanziamento. E allora, italiani che siete a casa, che vi fate prendere per i fondelli, aprite gli occhi!